Come da tradizione ormai consolidata, la Sammaurese prova a offrire il meglio di sé nel girone di ritorno. I primi esiti sono stati più che positivi, coi pareggi nei derby con Romagna Centro e Ribelle e il successo tiratissimo di Lentigione, coi giallorossi che quest'oggi cercavano dunque un poker di risultati contro la Virtus Castelfranco. Virtus Castelfranco però che si presenta alla grande in casa della Sammaurese, qui recupera palla la squadra ospite, poi Uba Kent scavalca il portiere. Portiere Stella con un pallonetto incredibile, Stella sorpreso nella circostanza e 1-0 per la Virtus Castelfranco. Dalla parte opposta invece la reazione della Sammaurese affidata ai piedi di Bonandi al 14°, vale a dire un minuto dopo il vantaggio della Castelfranco, ancora Bonandi al 25°, poi Traini spreca l'occasione clamorosa del pareggio e allora torna in attacco con la Virtus Castelfranco, pallone messo al centro, c'è un fallo ai danni di Rolfini commesso da Pesaresi, calcio di rigore, batte Rolfini, siamo al 33°, sbaglia però la sua conclusione, la palla che termina sul fondo, si rimane così avanti la Virtus Castelfranco sulla Sammaurese per 1-0, ma arriva un altro calcio di rigore. Al 37° minuto, questa volta è Stella che stende ancora una volta Rolfini. Questa volta batte Lauricella che sceglie l'angolo giusto e porta avanti di due reti la sua squadra in casa della Sammaurese. Sembra finita per la squadra di Protti, ma Bonandi fa vedere che così non è. Al 41° sfiora il gol che avrebbe riaperto la partita poco prima dell'intervallo. Poco male per la Sammaurese che al 4° della ripresa ottiene un calcio di rigore, il terzo di giornata per questo fallo commesso ai danni di Traini. Batte dal dischetto proprio Traini e la Sammaurese torna in partita 1-2. Non è finita assolutamente qui, siamo al 9° la sponda di Traini, la palla che resta viva la riprende Bonandi, conclusione deviata e 2-2, pareggia la Sammaurese, in appena 5 minuti rimette totalmente in bilico la gara. Continua a spingere la squadra giallorossa, il cross dalla sinistra di Ferrari, Traini questa volta non riesce ad angolare bene il suo colpo di testa. C'è però il break al 25° della Virtus Castelfranco, contropiede velocissimo Rolfini, salta due uomini, sceglie però una conclusione troppo debole per superare Stella. Un altro break arriva al 31°, potrebbe arrivare, ma c'è un fallo davvero brutto commesso ai danni di Traini e c'è l'espulsione per Alessandro Vinci, Virtus Castelfranco così in 10 contro 11, però ancora pericolosa, Uba Kent va giù in area di rigore, reclama un rigore per questo fallo di Giannelli non concesso e allora siamo dalla parte opposta, la Sammaurese con un'azione di prepotenza trova il gol del 3-2 con Pesaresi. Dunque sorpasso che si consuma a 8 minuti dal termine, la Sammaurese conduce per 3-2 e la Virtus Castelfranco perde un altro pezzo, espulso anche Sacenti, può così provare a dilagare la Sammaurese, ma Lauricella non riesce a depositare il pallone in fondo alla sua stessa porta, sfiora soltanto questo autogol che sarebbe stato clamoroso. Poi siamo al 2° minuto di recupero, ci prova Rolfini, viene chiuso in extremis, conclusione out di Lauricella. Insomma, è accaduto davvero di tutto quest'oggi in casa della Sammaurese con i giallorossi che alla fine ottengono l'ennesima vittoria importantissima.